Questa è l'immagine del buco nero che si trova al centro della nostra galassia. Sono anni che sappiamo che al centro della nostra galassia c'è un buco nero, ma questa è una prova diretta della sua esistenza. Ci vediamo dopo la sigla per scoprire tutti i segreti di questa fotografia. Benvenuti in questo nuovo video di Fisica in Pillole. Prima di lasciarvi al video, vi ricordo di iscrivervi al canale se non siete iscritti e di seguirmi anche sugli altri social. Il 2019 aveva segnato un'epoca per l'astrofisica. Infatti, la collaborazione internazionale Event Horizon Telescope e HT ci aveva fatto vedere per la prima volta la foto di un buco nero. Il buco nero era M87 Star, ovvero il buco nero che si trova al centro di un'altra galassia, M87. La stessa collaborazione HT la settimana scorsa ci ha presentato la fotografia di Sagittarius A Star, ovvero il buco nero che si trova al centro della nostra galassia, la Via Lattea. Da anni osserviamo la porzione di cielo di Sagittarius A, perché sappiamo che quello è punta verso il centro della nostra galassia. Avevamo capito che c'era un buco nero per due ragioni. La prima ragione è che in quella porzione di cielo c'è una sorgente di onde radio, ma che allo stesso tempo non è una sorgente di onde luminose, quindi noi vediamo il cielo oscuro in quella direzione, facendoci intuire che ci sia un buco nero. Ma non è solo per questo che pensavamo che ci fosse un buco nero. Anche le stelle che orbitano in quella porzione di cielo ci hanno fatto intuire che ci fosse un buco nero. Infatti, le loro velocità sono elevatissime, facendoci intuire che ci sia un oggetto molto massivo, che noi non riusciamo a vedere. Ancora una volta, un buco nero. Quindi, la fotografia è la prima prova diretta dell'esistenza del buco nero all'interno della nostra galassia. Quello che vediamo nella fotografia è una parte centrale, che è chiamata ombra del buco nero, completamente scura, e la parte colorata intorno, quindi quell'anello rosso intorno all'ombra, sono i gas che si trovano intorno al buco nero. Anche se avevamo già ottenuto l'immagine di un buco nero in precedenza, ottenere l'immagine del buco nero che si trova all'interno della nostra galassia non è stato per niente semplice. Questo perché il buco nero Sagittarius A Star si trova a 27.000 anni luce ed è un buco nero abbastanza piccolo per essere un super massiccio. Quindi vedere un oggetto molto piccolo, molto lontano, è difficile. In particolare è come se volessimo vedere una ciambella sulla Luna dalla Terra, ad occhio nudo. Non è per niente semplice. Per poter osservare un buco nero che non emette luce, non possiamo nemmeno in grado di usare i telescopi normali. Abbiamo bisogno di radiotelescopi proprio perché sono sorgente di onde radio e non onde luminose. E per vedere il buco nero da questa distanza avremo bisogno di un radiotelescopio grande quanto la Terra. Ovviamente questo è impossibile, eppure ci siamo riusciti. Come abbiamo fatto? Abbiamo fatto finta di avere un telescopio enorme. Come ci siamo riusciti? Abbiamo utilizzato 8 radiotelescopi sparsi sulla superficie della Terra in modo da simulare un unico radiotelescopio enorme, grande quanto la Terra. Le immagini che abbiamo visto in questi giorni sono state scattate nell'aprile del 2017, mentre si stavano prendendo anche le immagini del buco nero della galassia M87. E allora, perché abbiamo visto quelle della galassia M87 nel 2019 e quelle della nostra Via Lattea solo ora? M87, il buco nero della nostra vicina, è molto molto più grande. Il gas intorno a M87 Star gira alla velocità della luce, come per il nostro buco nero. La differenza qual è? È che M87 Star è molto più grande, quindi pur viaggiando alla velocità della luce, il gas compie un'orbita molto lentamente. Questo significa che le immagini di M87 che sono state scattate una dopo l'altra erano uguali più o meno tra loro, perché il gas si muoveva lentamente, cosa che per Sagittarius A Star non valeva, perché Sagittarius A Star è molto più piccolo.
e per compiere un'orbita intera non impiegava tantissimo. Quindi, mentre veniva osservato, cambiava velocemente. Quindi è stato molto più facile elaborare le immagini di M87 Star piuttosto che di Sagittarius A Star. Ed è per questo che abbiamo visto nel 2019 M87 Star e solo oggi Sagittarius A Star, perché abbiamo dovuto scrivere nuovi algoritmi che ci permettessero di fare una media delle immagini che abbiamo ottenuto. Pensate che avevano raccolto talmente tanti dati che non si potevano inviare tramite internet, erano su migliaia di hard disk che sono stati trasportati in due siti di elaborazione. Qualcuno potrebbe dire, ma sembra la stessa immagine del vecchio buco nero, magari è sempre la stessa immagine che ci viene riproposta. In realtà no, perché abbiamo visto che ci sono delle sostanziali differenze tra i due. Prima di tutto il disco di accrescimento. Come vediamo, il disco di accrescimento è molto più grande per M87 Star piuttosto che per Sagittarius A Star. E ancora una volta Einstein aveva ragione con la sua relatività generale. Infatti, i calcoli previsti da Einstein del disco di accrescimento risultano essere compatibili con quelli che abbiamo appena raccolto sia per Sagittarius A Star che per M87 Star. Questi due sono due buchi neri apparentemente molto simili, ma in realtà molto diversi. Questi sono gli estremi dei buchi supermassicci che si trovano al centro di una galassia. E studiarli ci potrebbe dare una mano a comprendere meglio il perché si trovano al centro della galassia, come si sono formati e come si formano questi buchi neri supermassicci, perché sappiamo che i buchi neri più piccoli si formano dalla morte di alcune stelle, ma questi supermassicci no. Quindi dobbiamo scoprire e mettere ancora una volta alla prova la relatività di Einstein, anche se, come vi ho detto prima, ha ancora una volta ragione. Bene. Questo è tutto per oggi e noi ci vediamo in un prossimo video.